Cari amici di Fano TV, ben trovati. Oggi con le nostre telecamere vi portiamo a San Costanzo, perché dal 18 al 24 marzo diventa capitale, grazie a 50 per 50 capitali al quadrato. L'iniziativa di Pesaro 2024 che vede protagonista per 7 giorni ognuno dei 50 comuni della provincia di Pesaro e Urbino. 7 giorni intensi di appuntamenti, fatti di cultura, di storia, di teatro e anche di tradizione. Seguiteci. Il suo comune diventa capitale per una settimana, oltre 30 eventi in soli 7 giorni e tanti appuntamenti che hanno avuto un coinvolgimento importante di tutta la cittadinanza e non solo. Devo dire che la risposta è stata veramente eccezionale da parte dei nostri concittadini sicuramente, ma anche da tantissime persone che sono arrivate appositamente a San Costanzo da fuori provincia, da fuori regione, per scoprire quanto di meglio la nostra comunità, e non a caso parlo di comunità, può offrire e sa offrire. Quindi sì, hai detto bene, in 7 giorni più di 30 iniziative, e il segreto è quello di coinvolgere tutti gli attori, tutti i protagonisti di questo nostro bellissimo territorio del comune di San Costanzo: associazioni enogastronomiche, associazioni culturali, attori, poeti, ristoranti. Veramente abbiamo cercato di coinvolgere tutti. Come ho detto spesso, non abbiamo cercato i fuochi d'artificio per raccontare quello che sa offrire la nostra comunità, ma abbiamo messo insieme quanto di meglio già durante l'anno San Costanzo può offrire, tanto da risultare, a mio avviso, ma all'avviso di tanti, una delle realtà culturali più frizzanti e vivaci della provincia di Pesaro. Essere capitali per una settimana è sicuramente un'importante vetrina sotto tanti aspetti. È un'importante vetrina, è un'importante responsabilità, e proprio per questo da oltre 10 mesi il Comune di San Costanzo, insieme alle associazioni, lavora per far sì che questa settimana sia preparata bene, infiocchettata bene, e devo dire che oggi, con l'avvenimento, con questa giornata speciale, particolare, della Sagra delle Sagre, che è vero racconta tanto di enogastronomia, ma sicuramente è anche un evento di portata sociale molto importante, perché siamo riusciti a mettere insieme le sagre che durante l'anno a San Costanzo e le associazioni che durante l'anno si impegnano a San Costanzo per preparare dei piatti eccezionali e continuare una lunga tradizione di sagre e di feste che, nel caso della Sagra Polentara di San Costanzo, insomma, la più antica sagra delle Marche. Quindi un bel impegno per cucire tutto questo, e penso che il risultato sia, se non buono, sicuramente discreto, ma secondo me buono. La cultura del gusto, il gusto della cultura, e la Sagra delle Sagre abbraccia a pieno, insomma, questo concetto. La tradizione, il gusto, il folklore, perché insomma anche musica, c'è stato anche il coinvolgimento, insomma, della Matta, anche della Matta dei Piccoli, e poi degli appuntamenti culturali che solo nella giornata odierna sono stati diversi. Nella giornata odierna sono stati diversi. Siamo partiti dai più piccoli, dal Teatro della Concordia, con Andar per Fiabe, una di quelle iniziative a cui sicuramente teniamo di più all'interno della programmazione del Teatro della Concordia. E poi una conferenza con i filosofi Peter Kammerer, Luigi Alfieri e padre Gianni Giacomelli del monastero di Fontavellana, dal titolo Siamo ancora umani? E poi devo dire che in questa settimana, parlando di cultura con la C maiuscola, anche se non esiste sicuramente una C minuscola quando
si parla di cultura. A San Costanzo abbiamo scoperto oltre 70 poeti, c'è stata un'iniziativa bellissima, quella di poesia diffusa portata avanti da un'associazione culturale artistica molto giovane del nostro comune, Annex Cultura, e sono arrivate al protocollo di questa associazione oltre 70 poesie che potete trovare appese nei posti più svariati e strani del comune, dal piccolo negozio alla fontanella, alla farmacia, quindi tanta soddisfazione nel dire questo. Si ritiene soddisfatto allora di questa settimana? Molto molto soddisfatto, e spero che lo siano anche i nostri concittadini, perché ripeto, abbiamo voluto dare il meglio di noi in questa settimana, che è anche una data zero, se vogliamo, no? Perché abbiamo meglio imparato a lavorare insieme in maniera coordinata per comunicare al meglio il nostro territorio. Bel tuffo nello sport che fa parte della tradizione rurale, il lancio del formaggio dal 1988 ufficialmente riconosciuto dal CONI. Allora, illustriamo agli amici a casa che magari non conoscono questa pratica, questa disciplina, come funziona? Come funziona? Funziona che adesso io ho una forma rotta durante il gioco, mi si è rotta, se no vi faccio vedere come funziona. Si prende il laccio o lo spago, si infila intorno alla forma, due giri, tre giri, quanto, come le vuole, si mette o il dito o nel polso, si fa due lanci e si tira la forma. Più va distante e più fai il punto, ecco. Quindi la fune è un ausilio per il lancio ed è un gioco che si organizza a squadre. Sì, si gioca sia a squadre che anche a singolo. Com'è andata questa giornata? Io male, perché mi hanno buttato fuori. Vediamo il prossimo anno. Allora, con questi formaggi che sono a pasta semidura, oltre a giocarci, poi, al di là che questo si è rotto e ci può stare, che cosa se ne fa? Si possono riutilizzare? Sì, se sono buone si riutilizzano per la prossima giocata, e dopo, come il tempo, come va. E possono essere riutilizzate anche in cucina, per esempio per preparare la tradizionale pizza di Pasqua o crescia di Pasqua. Esatto, si fa sempre, si lava, si grattugia. Chi piace grattugiato o chi piace a pezzi si mette in mezzo all'impasto della pizza di Pasqua e si mangia. Ci sono dei limiti di età per partecipare a questo sport? Ma guarda, no, se uno ancora, se sei di buona salute e sei in grado di giocare, si può fare. C'è un nostro collega che gioca alla Ruzzola con noi, c'ha 92 anni. Ancora gioca rulletto, e il formaggio. Bene, allora grazie, perché ancora una volta è questa la dimostrazione che lo sport è un momento di aggregazione importante e in questo caso anche di tradizione, ecco, del territorio. Grazie. Immancabile l'appuntamento a teatro con Andar per Fiabe e il coinvolgimento, insomma, delle scuole. Assolutamente sì, San Costanzo, il comune di San Costanzo è stato uno dei primi comuni in provincia di Pesaro che ha subito aderito a questa iniziativa bellissima di AMAT, l'Associazione Marchigiana Attività Teatrali, che porta nella gran parte dei comuni della provincia di Pesaro Urbino storie e fiabe con delle compagnie teatrali bravissime dedicate proprio al mondo dei bambini. E infatti sono anni che abbiamo il tutto esaurito al Teatro della Concordia quando c'è Andar per Fiabe. Quindi andiamo subito a sentire anche i veri protagonisti, che sono i bambini sicuramente, ma dietro a tutto ciò c'è una grande organizzazione, quindi andiamo a scoprire insieme di quale spettacolo si tratta. Grazie. Grazie a voi. Con il coinvolgimento delle scuole sta per ripartire un altro spettacolo di Andar per Fiabe. A che cosa assisteremo oggi?
Oggi assisteremo allo spettacolo Storie nell'armadio di Compagnia La Gru, uno spettacolo adatto ai bambini di ogni età e non solo, a tutte le famiglie e a tutti gli adulti, uno spettacolo magico da cui usciranno tante storie nascoste nell'armadio che abbiamo alle spalle. Per noi è stato fondamentale portare una rassegna storica come Andar per Fiabe all'interno della Settimana della Cultura di San Costanzo, una proposta che l'amministrazione ha accolto subito e in modo estremamente favorevole. Noi siamo estremamente felici di essere qui oggi. Ora è sicuro, lì dentro c'è qualcuno. Ma chi può che si nasconda dentro ad un vecchio armadio? Secondo me è qualcosa di più misterioso. Mi stai facendo paura, che vuoi dire? Hai mai sentito parlare di mostri, streghe, orchi, draghi, lupi cattivi? Non esistono, non esistono. Non riuscirei a spaventarli. Ora vado lì e spalanco quell'armadio. No, e se c'è dentro un bambino. Che cosa hai visto? Mostri, streghe, orchi, lupi cattivi, draghi. No, tu mi stai prendendo in giro. Adesso vado a guardare. Vedo io se si vede più. No. Che hai visto? Mostri, streghe, orchi, lupi cattivi, draghi. Scappiamo! Ehi, voi due! Come credete di andare? Venite subito qua, forza! Dobbiamo venire? Sì, sicuro? Ehi, sto solo sbadigliando. Ma tu sei un lupo, che ci fai chiuso in un armadio? Beh, siamo in tanti qui dentro e svolgiamo il nostro lavoro. Lavoro? Sì, lavoro. Ci spostiamo ora nella sala consigliare il gusto della cultura, la cultura del gusto, l'immancabile appuntamento con una conferenza particolarmente interessante. Sì, oggi San Costanzo celebra in qualche modo le sue tradizioni e nel nostro piccolo, come biblioteca, da qualche anno abbiamo una tradizione in più, invitare tre, noi li consideriamo luminari, c'è l'ex priore di Fonte Avellana, Gianni Giacomelli, Peter Kammerer e Luigi Alfieri, che sono professori, filosofi, antropologi, e quest'oggi moderati da Fiorenzo Martini proporranno quella che oramai tutti gli anni è un appuntamento tradizionale, una discussione sull'uomo fatta da tre punti di vista molto differenti. Siamo ancora umani è il titolo dell'incontro di quest'oggi. Definire che cos'è umano non è semplice, secondo me. E poi, una volta definito che cosa sia umano, c'è un altro problema da porsi. Ma quello che è stato definito umano è come i Vangeli, Don Gianni, ne varietur, no? Dicevano i vecchi patristi, ne varietur, quelli sono lì e resteranno per sempre. E la concezione umana, o no? La concezione di uomo è una cosa che è definita per sempre oppure è soggetta anche lei all'evoluzione? Queste sono secondo me le due punti che dovrete trattare. Sono state coinvolte le associazioni per un momento di aggregazione importante che fa riemergere insomma tutto il sapore della cultura e della tradizione in tutte le sue sfumature. Possiamo dire che è stata una settimana di fuoco, perché il fuoco è il motore che accende un po' tutto quanto. Sì, beh, l'idea del fuoco è stata l'idea iniziale. Abbiamo pensato al fuoco proprio quello materiale, il fuoco della fornacella della Sagra Polentara, il fuoco dei forni di Stacciola, i fornelli dei tanti ristoranti che hanno partecipato e il fuoco della passione di tanti cittadini che durante tutto l'anno fanno e organizzano eventi, manifestazioni, sagre e alla fine poi il fuoco è quell'elemento di base in cui probabilmente centinaia di migliaia di anni fa gli uomini si sono messi insieme, hanno cominciato a parlare e a progettare, no? E quindi noi abbiamo fatto un progetto che voleva mettere, non solo descrivere tutto questo, ma metterlo insieme e soprattutto anche creare delle sinergie tra le associazioni, quindi fare qualcosa, andare un po' oltre per avere una visione diversa.
anche della promozione del territorio e poi della maniera proprio di fare le cose, perché fare le cose insieme è un valore aggiunto. Si dice sempre che viviamo tempi molto complessi e ahimè è drammaticamente vero mai come in questo periodo, e probabilmente ne usciamo se stiamo insieme, se facciamo le cose insieme, se stiamo uniti e, come si suol dire, ci diamo una mano. All'inizio il sindaco Filippo Sorcinelli mi ha chiamato un anno fa ormai per dire: Nicola, ci dai una mano per questa cosa? Ecco, ci dai una mano, questo è quella cosa che ha mosso tutto, questo spirito di essere comunità, di aiutarsi per creare un qualcosa che poi è di tutti e per tutti. Vogliamo ringraziare qualcuno? Beh sì, tutti quelli che hanno partecipato, veramente tutti, le associazioni, gli artisti, i ristoratori, le cantine, e sicuramente mi dimentico qualcuno, ma però grazie davvero a tutti. Personalmente io ringrazio l'amministrazione comunale, e in special modo chiaramente Filippo, il sindaco, Anna, l'assessore alla cultura, che hanno condiviso, diciamo, direttamente con me questa avventura, che per noi è durata un anno, perché noi abbiamo cominciato un anno fa a progettare questa cosa. È stata un'avventura bella, interessante e veramente con una spinta nuova. Forse abbiamo messo così, abbiamo cominciato un cammino che, ho detto spesso, questo è l'inizio, cioè abbiamo aperto un sipario lunedì, però questo sipario non si chiude domenica 24, ma io spero che vada avanti. Non c'è parola più azzeccata di sinergia. Tutte le associazioni hanno unito le forze per la sagra delle sagre, ed è uno dei piatti della tradizione, la polenta. Esatto, buonasera a tutti, grazie. E la polenta, ritorniamo dopo 20 giorni a distribuire ai turisti, ai nostri concittadini, il nostro piatto forte, il nostro piatto principale, la polenta al ragù. Qui vediamo una fornacella che è stata anche allestita, costruita per far sì che oggi i nostri volontari, grandi e piccoli, rendessero possibile tutto questo. Ringraziamo il comune, l'amministrazione comunale per questa settimana della cultura, la cultura del gusto, il gusto della cultura, lo stare insieme con la sinergia, come diceva lei prima, con le altre nostre associazioni locali, con diversi prodotti tipici, e speriamo che arrivi anche gente, giusto? Altro prodotto tipico della tradizione è la crescia della stacciola. Sì, è il nostro prodotto di punta, la crescia della stacciola. È prodotto tipico regionale dal 2014 ed è un prodotto, una sorta di focaccia interamente fatta a mano, fatta al momento, quindi abbiamo iniziato a impastare alle 3:30 e andremo avanti a oltranza finché ce ne sarà bisogno, e soprattutto cotta nei forni a legna. Uno dei nostri forni era attivo già nel 1700, gli altri tre li abbiamo costruiti in questi anni, scaldati rigorosamente con tralci di legno di vite. È una crescia semplice al rosmarino, perché noi abbiamo sentito un profumino anche di cipolla. Sì, la crescia può essere sia col rosmarino che con la cipolla, in più abbiamo diverse farciture, quindi si può scegliere tra porchetta, salsiccia, prosciutto, erba e formaggio. Bene, detto questo, io direi che possiamo iniziare ad assaggiare tutti i piatti della Sagra delle Sagre. Grazie. Buona serata, grazie a voi. Alla Sagra delle Sagre troviamo una vastità di cibi non da poco. Un altro piatto tipico è lo stufato di cinghiale. Allora, noi rispecchiamo praticamente la tradizione di questo piatto che preparano le signore di Cerasa con tanto amore, con tanta cura, che è lo stufato di cinghiale, che è un piatto che poi dopo noi riproponiamo alla nostra festa di Cerasa, la festa dei luoghi, delle genti e delle osterie, che c'è il terzo weekend di giugno. Quindi è un piatto tradizionale, e dopo noi alla festa riproponiamo tanti altri piatti del territorio. Qui oggi abbiamo portato questo piatto in cui noi crediamo tanto, e io volevo anche ringraziare l'amministrazione comunale e anche la Proloco per questo invito, diciamo.
Quando si dice tradizione si dice anche trippa. Eh sì, ebbene sì, si dice anche trippa, è il nostro piatto tradizionale, il piatto di punta della nostra sagra gastronomica che si tiene tutti gli anni il 13 e 14 agosto a Cerasa. Oltre alla trippa ovviamente abbiamo anche altri piatti, però diciamo che questo è il piatto della tradizione ed è il nostro piatto forte. E in questa occasione in quale quantità è stata preparata? Per questa occasione abbiamo preparato all'incirca, sono 60 kg di trippa. Speriamo che possa bastare, speriamo di accontentare più gente possibile. Ci siamo mantenuti insomma su questa quantità. Delle sagre non poteva non terminare con qualcosa di dolce e allora ecco che arrivano i dolci della tradizione. Grazie all'associazione pensionati sono stati preparati biscotti di vario genere e tante deliziose crostate. Questo comune è stato protagonista per una settimana, quindi grazie a San Costanzo e a tutte le persone che hanno reso possibile ogni evento collaterale. Vi ringraziamo dell'attenzione e vi auguriamo un buon proseguimento con i nostri programmi. Ciao! La prima volta ci comiamo da